Per il progetto Hi-Tech Pilot 4, i ragazzi della seconda liceo della scuola Comandante Federico Jarak di Milano hanno il compito di realizzare contenuti multimediali che serviranno per esporre alcuni principi di algebra ad alunni che frequentano una classe inferiore. La learning story in qualche modo prevede un profilo abbastanza lungo perché le tappe sono 6 e quindi richiede che si immagini un lavoro a lunga distanza, anche non temporale, ma comunque a lunga distanza. È possibile trovare una storia da raccontare su argomenti quali le espressioni e le equazioni algebriche? Quanto può essere importante un filo conduttore narrativo nell'apprendimento della matematica? Questo è il tema della Learning Story che si sviluppa attraverso le diverse Learning Activity. Siamo una classe di 14 componenti, ci siamo divisi in 5 gruppetti da 3 o 2 persone e i gruppi sono G1, G2, G3, G4, G5 e in ogni gruppo ci siamo specializzati in un argomento e ne abbiamo parlato e poi abbiamo anche collaborato tra i gruppi. Il contenuto di questo video è la probabilità. Spieghiamo molto semplicemente con un esempio molto base che cos'è la probabilità e come si calcola la probabilità rispetto a un evento dato. Torna indietro, qui, più o meno da... Vai. In questo momento stiamo finendo di doppiare dei cartoni animati che abbiamo creato e le voci dei personaggi e i racconti che parlano appunto dei radicali, quello che stiamo spiegando. Nel primo caso l'indice della radice è uguale a 1, mentre Fernando è un numero qualsiasi. L'indice della radice è uguale a 1. Noi tre abbiamo preparato un filmato per ragazzi su come spiegare i numeri razionali in una maniera più semplice, magari più interattiva, più divertente, che possa coinvolgere i ragazzi di più. Dopo aver caricato il nostro prodotto su YouTube, non è ancora finito il lavoro perché usiamo un sito che si chiama EdTed, è sempre un sito finalizzato all'istruzione. E in questo sito c'è la possibilità di caricare un video da YouTube e poi testare i ragazzi, gli allievi, con un quiz. Cioè, poi noi lo metteremo da EdTed su Edmodo, da cui poi i vari ragazzini possono rispondere alle domande. Credo che il valore aggiunto sia stato di sperimentare le competenze dei ragazzi, perché conoscenze e abilità io le avevo già su questi argomenti dei numeri razionali, per esempio, testate. Ma dover approfondire un argomento per spiegarlo e narrarlo e anche testarlo loro stessi attraverso la produzione di domande sono competenze di profondità sull'argomento. Quando si lavora di gruppo, innanzitutto devi unire tante idee, quindi devi imparare a confrontarti con gli altri e a capire anche cosa interessa agli altri, non solo cosa interessa a te. E a volte impari anche delle cose, quelli con cui lavori, e questo a me ha aiutato molto anche in questo progetto. Questo qui è Reflect sulla fase Dream Explore. Nella fase Dream abbiamo un attimo immaginato che argomento trattare, mentre nella fase Explore siamo andati proprio a cercare il materiale, un attimo a vedere la fattibilità del progetto. Penso che Edmodo possa essere usato tra ragazzi che studiano da soli a casa quando un progetto viene fatto in gruppo. Questo è il nostro lavoro, il progetto. Watch, facciamo think con tutte le domande. 8 domande, vedo. Ne abbiamo preparate 8, 6 a risposta multipla, 2 aperte. E allora le prime sono in generale sui numeri razionali, le definizioni, quindi sul video e su tutto ciò di cui abbiamo parlato in modo teorico, diciamo. La spirale è una delle figure più comuni. Chi conosce la spirale di Teodoro?
I numeri irrazionali hanno una storia molto affascinante e interessante. Qualunque numero razionale può essere rappresentato come rapporto tra due numeri interi. La scoperta dei numeri irrazionali è tradizionalmente attribuita a Pitagora. Questo ampliamento si rese necessario per poter eseguire le quattro operazioni basilari.